Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuova inquadratura per questo mukbang perché mi sono messa d'impegno e ho controllato come facevano gli altri mukbangers a fare queste inquadrature fichissime in cui loro, uno, vengono bene, due, fanno vedere bene tutto il cibo. Credo di dover spostare ancora leggermente la videocamera, forse così riuscirete a vedere bene. Se vedete il casino che sta là è perché ho spostato un po' di sedie perché volevo fare un'inquadratura decente ed ho dovuto prendere il puff dalla cabina armadio. The struggle, ragazzi, the struggle. Comunque, oggi mangeremo sushi, una mega 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 abbuffata di ai sushi. Come sapete, su questo canale, nei mukbang, le anteprime le facciamo così, in diretta, le lasciamo pure là, quindi vi faccio anche vedere. Che cosa io stia facendo? Devo sembrare veramente una cretina. Comunque sto facendo l'anteprima, ragazzi. Se me lo chiedevi, prego. Poi ne faremo comunque un'altra, perché se non lo sapete, nei video di solito io faccio diversi tipi di anteprime per poi scegliere quella che preferisco. Comunque, primo sorso di Coca-Cola Zero, immancabile. Ok. Non so perché, ma prima di iniziare a mangiare bevo sempre un po' di Coca-Zero. Allora, ho preso, chi mi segue da un po' già probabilmente immagina quello che io ho preso, però questa volta ho ordinato da iSushi, che è tipo, dovrebbe essere il migliore ristorante di sushi, uno tra i migliori qui a Trieste. E sono andata a cena lì diverse volte, non so come posizionare il modo che si chiama, sono andata a cena lì diverse volte e mi sono sempre trovata molto molto bene, quindi stavolta ho ordinato. E allora, oh mio Dio, allora questi sono i maki al salmone. Anche qui faremo molto mukbang e ve li faccio vedere da vicino, se la videocamera li mette a fuoco, cosa che io mi auguro. Ok, spero di sì. Questi sono i maki al salmone. Poi ho preso 4 nigiri. La videocamera si mette a fuoco un po' con lentezza, scusatemi. Comunque, poi ho preso 4 nigiri con salmone affumicato e purtroppo mi è arrivata tutta, mi sono arrivati le uova di salmone. Qui c'è anche il gatto Denver che vuole farvi vedere la sua presenza. Mi sono arrivate sopra erba cipollina e uova di salmone. Spero mi piacciono, di solito non amo tantissimo. So che loro mettono queste guarnizioni perché sono più belle e quindi fanno la loro figura, però io non amo di solito quando mi aggiungono cosine sopra al cibo perché non amo salse e roba varia. E poi qui c'è, ah sì, questi sono invece gli osomaki con salmone e Philadelphia. Ah, ve li faccio vedere entrambi. Oh mio Dio, stavo per fare il disastro. Ve li faccio vedere entrambi da vicino. Ok, non so se sono a fuoco, comunque questi sono i nigiri e gli osomaki. E poi, io come al solito ordino sempre un sacco di roba. Poi ho preso 2 nigiri al salmone, anche quelli normali, sakè, perché appunto gli altri sono affumicati. E poi, anche questi, no, non riuscite a vederli da vicino, lo so perché la mia videocamera oggi non mette a fuoco. Comunque sono i nigiri al salmone. Il gatto Denver nel frattempo è decisamente alla ricerca di un po' di sushi, nonostante tu sia veramente grasso e debba stare a dieta. Immobile, gatto Denver, che mi riempie di peli. No, non mi dà fastidio, tutti mi dicono ma tu mangi bla 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 e gatti bla bla bla. Ragazzi, fateci l'abitudine. Poi ho preso, gocciolando ovunque, poi ho preso questi sono gli osomaki con gambero in tempura. Hanno un profumino, ragazzi, vorrei farveli vedere bene, ma non so perché la videocamera oggi mi fa questi scherzetti. Non lo so, comunque questi sono gli osomaki con gambero. E poi credo seriamente di aver ordinato troppa roba, non riuscirò mai a finire tutto ciò. Poi c'è, che cos'è questo? Un roll fritto, io non so nemmeno che cosa ho ordinato. È un roll fritto con granchio, credo, e avocado, e poi mi sembra anche con il salmone. Comunque non sono sicura perché ho ordinato un sacco di ore fa. Ah no,
non ci posso credere. Perché ne ho presi due? Ma sono impazzita io o... Beh, forse sono impazzita io, nel senso che credo di aver preso due porzioni. Per sbaglio. Quindi, vabbè. Non mi hanno dato le bacchette. Ah, sì, mi hanno dato le bacchette. E mi hanno dato anche... Notare che io mi sento quasi offesa, perché ragazzi, mi hanno dato 5 paia di bacchette. Cioè, io devo aver ordinato roba per 5 persone. Cioè, veramente. Però mi hanno dato un bel po' di salsa di soia e le bacchette invece vado a prendere, nonostante loro me le abbiano date, voglio le mie bacchette di Hello Kitty, quindi vado e torno subito. Piccolo disappointment soltanto che da Hi Sushi mi aspettavo anche qualche tovagliolo e invece non mi è arrivato nulla. Comunque, a parte questo, ero convinta di avere ancora salsa di soia a casa, ma non è così, quindi spero sinceramente che queste 4 bustine che mi hanno dato bastino. Perché voi lo sapete, io faccio il bagno al mio sushi nella salsa di soia e la amo, mi piace troppo. Non è facile comunque, visto che ho Denver qui appiccicato, ma vorrei iniziare e... che io ci metto sempre troppo prima di mangiare nei video. Comunque vorrei iniziare in realtà a chiacchierare con voi, perché è la prima volta che mi metto davanti alla videocamera e riesco a fare due chiacchiere. E vorrei, allora, numero uno, dopo il video che ho fatto con Eric, ve l'ho presentato e siamo stati molto contenti di leggere i vostri commenti e ci tengo a ringraziare, anche a nome suo, ok? Ci tengo a ringraziare seriamente tutti quelli che ci hanno lasciato dei bei commenti o dei complimenti o anche solo una bella parola, perché fa tanto 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 piacere. Allora, inizierei con il nigiri, ma si vede il sushi, ragazzi, è molto importante per me che si veda, perché quando guardo i mukbang mi piace sempre un sacco che si veda il sushi, quindi vorrei assicurarmi che più o meno direi che ci siamo. E allora iniziamo con il nigiri affumicato, salmone affumicato. Ragazzi, non potete capire, avevo una voglia di sushi, questo è top. Anzi, sapete che vi dico? In diretta manderò una foto del sushi ad Eric per farlo ingelosire, perché lui sta lavorando. Ok, fatto. Bene. Adesso, cioè, sì, sono un pochino dispettosa, ma ci divertiamo anche così. Comunque, voglio davvero ringraziare tanto 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 per chi ci ha scritto delle belle cose, perché ero molto in ansia quando ho messo quel video su YouTube e ho apprezzato tanto anche che lui comunque si sia prestato a farlo, perché non lo do per scontato, nel senso che non è da tutti farsi vedere videocamera sapendo quante visualizzazioni fanno i miei video, eccetera. Quindi sì, sono stata contenta di aver caricato quel video. Cioè, il sushi che mi si sta disintegrando, Denver che non la smette di leccarmi il maglione. Andiamo bene. Tutta bestia. Allora, fatto numero uno, tra l'altro, un po' di Coca Zero. In questo momento sono in paradiso, ragazzi, io sono in paradiso, avevo una voglia matta di sushi. Avete presente quando proprio non ce la fai più e poi finalmente ti arriva e sei tipo yeah! Ecco, io ero così, sono così. Allora, questo roll è gigantesco. Come faccio a mangiarlo? Cioè, è una roba... Cioè, non so se vi rendete conto. Comunque, chissà, forse magari se lo prendo così. Oh mio Dio. Questo assomiglia un sacco a un roll che prendevo sempre ad Amsterdam. C'era un ristorante che li faceva
fritti ed erano buonissimi, e questo è uguale. Veramente, rendiamoci ancora più imbarazzanti dopo che la salsa di soia mi è andata a finire nel reggiseno, veramente, cioè, non ho parole. Comunque, mamma mia, che fame, ragazzi. Dio sa, sto iniziando a ragionare soltanto adesso che finalmente ho mangiato qualcosa. Allora, c'è la bottiglia di Coca-Cola, non volevo alzarmi di nuovo. Allora, comunque, sto iniziando a ragionare soltanto adesso, ho troppa fame. In molte, comunque, sotto il video che abbiamo filmato con Eric, in tantissime avete scritto: oddio, assomiglia un sacco a Mark Ruffalo. Ed è vero, ragazzi, io sono stata la prima a dirglielo. Quando l'ho rivisto dopo tanti anni, ho pensato subito: assomiglia all'attore che ha fatto Shutter Island con Leonardo DiCaprio. Ed era, sono andata poi a vedere, si chiama Mark Ruffalo, che è anche quello che fa Hulk negli Avengers. E gli avete scritto in tanti, mi ha fatto troppo ridere perché ero tipo la prima che gliel'ha detto. E adesso effettivamente mi avete dato ragione. E poi ci sono stati anche altri, diciamo, paragoni che non mi sono piaciuti tantissimo, però non, insomma, ognuno la pensa come vuole, effettivamente. Ed ognuno ha diritto ad esprimere la propria opinione, però sarebbe bello che fosse sempre con educazione. Non è sempre così, però, purtroppo. Però sono molto contenta di tutti i messaggi che mi avete scritto anche in privato, quindi vi ringrazio tanto 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 del vostro supporto, che è sempre importantissimo per me. Comunque, nell'altro mukbang, ragazzi, io mi sono, cioè, sono morta dalle risate del montaggio quando ho visto Gatto Denver che da dietro cercava di prendere qualche boccone, vi giuro, cioè non l'avevo neanche notato quando filmavo. Mio Dio, però, ragazzi, si spezzettano tutti sti sushi. Ma non dovrebbero aprirsi così. Fatemi sapere se questa inquadratura è decente oppure se dovrei tornare all'altra. Comunque, aggiornamento anche sul trasloco, perché sto piano piano inscatolando tutto quanto. Ho già finito soggiorno, sala da pranzo e un po' della cucina e tutti i corridoi. In realtà la cosa più difficile molto probabilmente sarà la cabina armadio, perché bene o male i cassetti Alex con i trucchi li portano via scocciandoli, quindi non devo aprire ogni singolo cassetto e rimettere tutto a posto, grazie al cielo. Però c'è comunque ancora un sacco da fare, e mi avete scritto in tanti se farò l'home tour, se filmerò comunque un nuovo tour della casa una volta che mi sono sistemata. Naturalmente lo farò, se volete lo farò, anche se appunto comunque ci ho già abitato, perché è casa mia, quindi in realtà torno semplicemente a casa mia. Quindi, però, se volete lo rifaccio l'home tour volentieri. Anche perché penso qualcosina di cambiare in realtà. Ragazzi, questi fritti sono la fine del mondo. Refill molto
test di Coca Zero, ragazzi. Aspetto sempre la sera per poter bere i miei due bicchieroni di Coca Zero. Ah! Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Se notate che sono piena di glitter, non notatelo, cioè, no. Ho usato la palette. Ho usato la palette Pretty Rich di Too Faced, bellissima, fantastica, tutto quello che volete, solo che i glitter rosa che ho usato non se ne vanno più praticamente, quindi li ho ovunque. E notare che io ho già quasi finito la salsa di soia e ne ho soltanto ancora una bustina. Benissimo, Nicole, benissimo. Che non so come sia possibile. Cioè, l'ho appena comprata, allora io non ho detto troppa soia. Chissà com'è il mio rossetto, se me lo sono mangiato tutto. Chissà com'è il mio trucco in questo video, perché se è la videocamera troppo lontana non riesco a vedermi. Comunque, altra cosa, Eric mi ha detto che potevo dirla, perché c'era una domanda a cui non abbiamo risposto, cioè che lavoro fa Eric? Mi era gettonatissima e poi non abbiamo risposto. E oggi mi ha detto, guarda che puoi dirlo se vuoi, per raccontarlo, quindi posso dirvi il lavoro che fa. Non so come mai siano tutti così tanto curiosi su questo fatto. Comunque lui guida le ambulanze, con il 118, insomma, avete capito. E questo è quanto. Tutti quelli che mi faceva troppo ridere, che dicevano, sì, perché lei non può stare con una persona che fa un lavoro normale, perché, ma, cioè, ma certe cose, no? Le dite, perché ne siete convinti, o, cioè, oppure com'è che vi, cioè, com'è che escono a certe persone, non lo so. Comunque, disperazione, perché sto per finire la salsa di soia. Ma è troppo buono sto sushi. Sinceramente ne ho preso troppo. Purtroppo non ho preso un dolcetto, sto già pensando al dessert. Nato Denver. Comunque, stavo leggendo i vostri commenti e mi scrivete in tantissimi che vi sono mancata questa settimana, che non ho filmato, quindi anche voi mi siete mancati, siete troppo carini. E mi è dispiaciuto anche non aver caricato un video lunedì, perché poi in realtà era una settimana piena proprio con lunedì, però mi è dispiaciuto, ma I'm back. Provate i nudi al salmone affumicato, sono la fine del mondo, ragazzi. C'è un commento che mi dice, ma se doveste andare a vivere insieme, perché abbiamo, cioè, l'abbiamo detto nel video che presto, quando finirò i lavori in casa, andremo a stare insieme, e lei mi dice, ma se doveste andare a vivere insieme, gatto Denver e gatta Stellina accetteranno gatto Max e gatta Betta? E ci abbiamo pensato anche noi a questo, ma visto che andremo tutti via dall'appartamento in cui stiamo per andare in un appartamento nuovo, perché Audrey e Denver in realtà ci sono stati nell'appartamento, ma adesso gli odori sono completamente diversi, perché ovviamente c'è abitato un'altra persona per un anno e mezzo, quindi per loro sarà una cosa nuova. E secondo me è positivo il fatto che anche i gatti di Eric arriveranno in una casa nuova, cioè arriveranno in una casa nuova tutti e quattro, quindi non ci sarà, quindi secondo me non ci sarà tanto questa cosa di come si dice, di territorialità, non ci sarà molto, proprio perché vanno assieme a stare in un posto nuovo, almeno me lo auguro, perché gatta Stellina è abbastanza tremenda e anche gatta Beta. Denver e Max, secondo me, ci sarà tanto un grosso problema. Gatta Stellina in realtà già mi detesta da quando ho portato a casa gatto Denver. Figuratevi come sarà quando le porterò altri due gatti. Già mi odia. Scusatemi per il modo in cui mangio, ragazzi, ma
I mukbang sono questo, io ho una fame terribile. Si apre questo sushi, non mi piace il fatto che si disintegri così. Però devo dire che è buonissimo. Devo dire molto molto soddisfatta di questo sushi. Comunque, ricevo un sacco di domande riguardo le scarpe Balenciaga e mi avete chiesto se sono comode, se sono molto pesanti. Allora, sì, sono super 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 comode, anche se... I primi giorni le ho indossate con i fantasmini. Mi hanno fatto un sacco di vesciche tutto intorno alla caviglia e mi hanno fatto veramente tanto tanto male. Poi ho iniziato ad indossarle con le calze un pochino più alte, e, cioè non alte ma comunque più, un pochino di più rispetto ai fantasmini, e non mi fanno più assolutamente nessun tipo di problema, sono stracomode. È come camminare sulle nuvole, perché hanno anche un po' di tipo una sola un po' rialzata, una specie di plateau. Quindi tu cammini e sono super super soffici, però è vero che sono parecchio parecchio pesanti, questo è assolutamente vero. Infatti all'inizio mi sembrava di essere tipo Frankenstein, questa roba. Però sono molto molto comode, bisogna un po' farci l'abitudine, ma io le amo. L'unica cosa che non amo è il fatto che abbiano messo il numero 40 di piede, proprio scritto 40 davanti, cioè perché la gente deve sapere che numero di piede ho? Cioè non può essere... Infatti sono un po' fatti miei, no. Comunque. Ok, ultimo pezzettino di sushi per me, perché non c'è più altra salsa di soia, anche se devo dire che nonostante io abbia mangiato molto, potrei continuare, il che è preoccupante. Paradisiaco, ragazzi. Paradisiaco. Allora, ok ragazzi, mia family, io direi che mi fermerò qui perché veramente oggi sono un pozzo senza fondo. Comunque, devo dire, molto molto buono questo sushi, sono sempre contenta di fare due chiacchiere con voi. Non voglio più aggiungere altro perché altrimenti se mi soffermo su commenti veramente brutti che ricevo è veramente, proprio... offese terribili che io non riesco a concepire come faccia la gente a scrivere, però non mi soffermerò più su queste cose perché veramente quindi mia family, questo è quanto, ci siamo veramente abbuffati di sushi, spero di avervi fatto compagnia, cioè mentre mangiate anche voi, perché spesso mi dite che guardate i miei mukbang mentre fate colazione, mentre pranzate, mentre cenate, mentre fate merenda, e quindi è bello poter mangiare insieme, mi fate compagnia e quindi questo è quanto mia family, io vi mando un bacio bellissimo, spero sia stato abbastanza lungo questo video perché di solito i mukbang durano molto, ma oggi credo di aver mangiato molto, molto in fretta, o forse forse sembra soltanto a me, in realtà. Comunque, mi raccomando, fatemi sapere questa inquadratura com'è, se è decente, se devo mantenerla anche per i prossimi mukbang. Scrivetemi che cosa volete che mangi per i prossimi mukbang. E niente, bacio grandissimo, anche dal gatto Denver che sta qua dietro. Gatto Denver, ti fai vedere? Fatti vedere un po'. Oh mio Dio, quanto pesi, santo cielo. Ciao. No, vai direttamente. Ciao, caro Denver, sei mio carino tuono, mi accompagno, arancione lui. Sei pesante, sei ciccione. Sei caro Denver, coccolone. Ti ho fatto anche la poesia, gatto Denver. Dio mio. Ok, questo è quanto da me, gatto Denver, e gatta Stellina, che è già nella posizione da notte, già dorme praticamente. Quindi, bacio grande e noi ci vediamo
spero domani con un nuovo video, perché non so se riuscirò a filmarlo, ma spero domani con un nuovo video. Bacio!